Salve a tutti ragazzi, io sono sempre il vostro Andrew Gamer, l'unico. Se trovate qualcun altro che si chiama Andrew Gamer è un'imitazione, non vi preoccupate. Oggi siamo qui su sempre Animal Crossing, ma visto che non volevo portare sempre Animal Crossing, quello per GameCube, perché poi scocciava anche a me portare sempre lo stesso, ho deciso adesso di portarvi Happy Home Designer, almeno oggi. Perché non sapevo cosa portarvi, io lì non sapevo che fare, quindi ho portato questo. Allora, devo trovare una casa con stile, come sottoscritto. Questo stile è molto misterioso, mi piace, bene, farò questo, sì. Mi aiuteresti a costruirla? Sì. Ok, intanto ne approfitto pure per dirvi delle cose. Ha paura, sapevo che non mi avessi deluso. Ok, ne approfitto per dirvi delle cose. Che la serie su Animal Crossing per GameCube non durerà per sempre, ma siamo già quasi a metà, non a metà, ma diciamo un buon punto. Perché ora ve lo spiego. Perché una volta fatto tutto, tutte le cose che si possono fare. Poi diventa un po' noiosa. Poi diventa un po' noioso il gioco. Perciò, una volta finiti i lavori per Tom Nook, dove la mettiamo sta casa? Comunque, una volta finiti i lavori per Tom Nook e finiti anche finiti i lavori per Tom Nook. E quando avremo già dato delle cose al museo, non tutto ovviamente, avremo un po' arredato casa, fatto l'arredamento, visto anche le varie festività, pescato, cercato fossili, comprato un po' di tutto da Nook, la serie finirà, perché poi comunque il gioco da giocare da solo è sempre divertente, però da fare in una serie diventa noioso, però poi porterò anche dei video speciali tipo su alcuni mobili. E un'altra cosa che vi volevo dire, alcuni di voi avranno sicuramente sentito, scusate, devo prendere il pennino. Alcuni di voi sicuramente avranno sentito di un nuovo gioco di Nintendo chiamato Miitopia. Miitopia è un gioco. Sarebbe tipo il sequel di Tomodachi Life, dove, in stile fantasy, però in chiave fantasy. Ecco, io lo voglio portare. Ho giocato alla demo, anche se pensavo fosse qualcosa di più, ma non è proprio granché. Mi aspettavo qualcosa di meglio, però io il gioco ce l'ho, però non ve lo posso mostrare ancora. Però il gioco ce l'ho. E infatti quando sarà il day one, non so se riuscirò a portare lo stesso il day one per motivi di registrazione, però cercherò di portare. Il gioco ce l'ho, quindi appena posso registrare subito ve lo porto. Una casa con stile, vediamo questo. Frate, che stile, che stile. Queste erano le cose che volevo dire. Ma approfittate in questo. Visto che non volevo fare un video annuncio scemo, di quelli proprio scemi, ho approfittato. E ovviamente il video qui non finisce, perché non sapevo nemmeno cosa portarvi come gameplay. E allora ho deciso di giocare a questo. Non mi criticate per la casa, bene, a me piace. Silenzio. Ecco. No, finito qui, devo mettere un po' d'alberi, un po' di vegetazione, sennò poi che brutto viene, che brutto. Mettiamo palma piccola. Boh, è carina, sì, la mettiamo un po' così. Poi pure una palma normale, una palma grande. E qualche fiore, qualche cespuglio e qualche fiore. Trifoglio e qui ci mettiamo un fiore, no? Anzi, un cespuglio, meglio un cespuglio ci sta molto.
che mettiamo un cespuglio. Ah, vedete, gli è anche piaciuto. Lo mettiamo qui, no? Ok. E fuori è terminato. Adesso dobbiamo andare dentro la casa, però. Arriviamo dentro la casa. Ah, comunque mi dispiace se sentite il rumore in sottofondo, ma a casa mia non si riesce mai a stare tranquilli. Ma si tratta bene questo cavallo, eh? Un cavallo vaso con rosa, ma non... Però questi non sono proprio dei migliori, vabbè. Letto divino, io so, per i miei clienti, solo mobili divini, tappeti divini, insomma le cose di griffa vogliono questi. Le cose di griffa avranno, forse. Muro brico, no, che brutto. Vabbè, ti lascio questo. Pavimento. Non so quale metterti come pavimento, oddio. Questo, dai. Come soffitto. Ah, sì, giusto. Mettere pure delle cose. Una cosa che abbia stile. Tralcio di edera sicuramente no. Questo, il cartello delle indicazioni. Mettiamo perfettamente al centro e vediamo come. Ok, ci sta come se ci sta. Questo vediamo come taglia L. Sì, ci sta abbastanza su questa stanza. Devo smettere di dire ci sta, guarda. Ok, che possiamo mettere più? Ma certo, i mobili, certo ragazzi, non me ne ero mica dimenticato. Non me ne ero dimenticato. Andiamo, una cosa che abbia stile. E questo come se ha stile? So che a te questo ti piace perché è chic. Non vado al muro chic, non mi puoi dire niente poi. So che sei un cavallo esigente, però... Vediamo se qui c'è qualche cosa per i tuoi gusti. No. Mi dispiace, le cose pregiate costano. Perciò non ce l'hanno fornita. Sì. Beh, senti. Io ti metto una pianta. Non se ne parla più. Così a caso gli piace. Che possiamo più mettere? Non lo so, una TV. Armatura piastre. Lo so che ti piace l'armatura. Te la metto vicino al letto così la mattina sbandi quando ti svegli proprio. Non ti svegli. Il buongiorno si vede lo spavento che prendi quando ti svegli. No, si vede dal caffè. Cupcake lento, so che a lui piace. Però lo mettiamo qua. Però ovviamente una casa senza divano, che casa è? Allora gli mettiamo un divano di quelli che hanno tutti i comuni plebei, perché non ci stanno divani come piacciono a lui. Anzi no, ci sta questo veramente, che gli piace comunque. Ok, giriamolo, ho fatto un casino. Non so che guardi questo divano, però fatto, diciamo che la casa è finita, eh? Designer promettente. Allora, sei riuscito a finire? Sì. Sì, finalmente. Mica sit, che vuol dire? Come sono emozionato. Damn. Furio, il rifugio di un cavaliere.
Ah, comunque ragazzi, quando avremo finito pure la serie di Animal Crossing, e più un designer può durare all'infinito, ragazzi, perché io so che si possono fare pure i negozi, quindi è più un designer. Ci gioco poco, in quest'ultimo periodo ci sto giocando poco, però raramente ci faccio i video, ci gioco solo in single player in genere. Infatti l'unico video che ho fatto risale a un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, non so preciso quando, sì, un mesetto e mezzo fa più o meno, o un mesetto. E comunque era un video, sì, dove abbiamo allestito un'altra casa, però si possono allestire anche negozi speciali. E quando avremo allestito tutto lì, comunque gli abitanti che ci chiederanno case non finiranno mai, a quanto ho capito. Quindi, beh, la serie potrebbe anche durare per sempre, chi lo sa. Sì, gli piace molto a quanto vedo. Sì. Comunque, come vi ho detto, New Leaf, suggeritemi voi delle cose da fare su New Leaf, perché New Leaf è pieno di risorse, quindi si potrebbero fare un sacco di video, solo che non so che video fare. Visitare le città in sogno? Troppo mainstream. Vi potrei portare dei tutorial? Sì, vi porterò dei tutorial. Vi porterò dei tutorial molto probabilmente su New Leaf e su City Folk, che sarebbe Let's Go to the City. Cioè, Let's Go to the City per la Wii. L'ho portato quasi un anno fa, cioè, veramente, l'ultima volta che l'ho portato è passato un secolo, quindi sì, me lo riporterò, però non so sempre che fare, è lo stesso motivo di come si chiama? Per lo stesso motivo di Animal Crossing su GameCube, proprio per lo stesso. Scegliete la trovata migliore, tornatemi quando vuoi. Forse perché sono l'unico designer su questo gioco che arreda veramente le case. Dove, da chi altro potevi andare? Che poi mi chiedo, lo studio di questo studio qui, di questi altri dell'Accademia Belle Case, se si chiama così, Accademia Costruzioni Belle Case, non me lo ricordo. Chi l'ha costruita? Boh. Misteri di Animal Crossing. Intanto ragazzi, io da qui vi saluto, smetto di lavorare, ok? Vuoi scrivere il tuo resoconto e terminare la tua giornata? Scrivi il resoconto. Perfetto, lasciate 10 like per un prossimo episodio di Happy Home Designer. Noi ci vediamo alla prossima. Noi ci vediamo alla prossima. Vi ricordo anche di suggerirmi dei video che posso fare su GameCube, su New Leaf o su Let's Go to the City, perché ve ne voglio portare davvero molti. E ciao ragazzi, alla prossima!